quella grande quantità di persone che in tutto il mondo scrive libri sulla democrazia e sulla sua crisi, quando parlano di democrazia parlano della liberal democrazia a contenuto sociale, che è in crisi da, poniamo, 40 anni, all'ingrosso. Ma in realtà la genealogia della democrazia e della sua crisi è molto più risalente e ha a che fare con la modernità come epoca. Allora, la modernità come epoca è due cose sostanzialmente. Sotto il profilo teorico è il razionalismo politico, cioè è Thomas Hobbes, e sotto il profilo politico è la rivoluzione francese, che sono due entità che si assomigliano moltissimo, anche se i rivoluzionari credevano di operare contro il regime assoluto che imputavano anche a Thomas Hobbes, ma invece in realtà la modernità è questa epoca nella quale la politica non ha più fondamento, ecco, cioè non c'è più niente in comune, bisogna inventarsela la politica, perché di per sé non c'è, di per sé la nostra esistenza è in realtà un'esistenza di conflitto, di caos e di disordine, ecco. Perché si è consumata un'epoca precedente, perché ci sono state le guerre civili di religione, ti dice Hobbes, e dunque Dio non può più essere il nome della pace ma è il nome della guerra, dunque bisognerà trovare un altro modo per inventare la politica intesa come pace e ordine, perché i rivoluzionari ti dicono il vecchio sistema dentro il quale siamo vissuti è morto, è tarlato, non tiene più, è delegittimato da tutte le parti ed è pure inefficiente. E quindi va azzerato. Ecco, entrambi, Hobbes e la rivoluzione, pensano alla politica come un atto di azzeramento del passato, sostanzialmente, azzeramento, e di costruzione dal nulla, ex novo, ex nihilo, di un ordine che è artificiale. Poi, visto queste cose, le può dire un filosofo. Chi fa politica non può proprio dire costruzione dal nulla di un ordine artificiale, deve dire recuperiamo qualche cosa che è stato colpevolmente disatteso. E i rivoluzionari si sono inventati la nazione, no? La nazione vilipesa dal regime, di antico regime, la nazione che è, no, la totalità degli uguali, che è corrotta dai privilegi, bene, facciamo fuori i privilegi, recuperiamo la nazione che in realtà non c'era, se la stavano inventando in quel momento. Ecco. Il gesto è comunque sia di distruzione e di riproposizione. Questo ordine nuovo non è democratico nel senso tecnico del termine, ma è pensato, è costruito in modo tale che alla democrazia ci si deve arrivare. Perché? Perché è un ordine che ha come punto come fondamento qualche cosa che non può fondare niente, ma insomma come punto di partenza i singoli soggetti, cioè un'astrazione, nessuno ha mai visto un singolo soggetto, oltretutto privato della storia, però si dice così, si nasce, siamo tutti uguali, nati tutti con gli stessi diritti. La politica deve fare in modo che tutto ciò funzioni. Ecco. Uguaglianza, esigenza di costruzione dell'ordine politico trasparente, cioè lotta veramente a morte contro l'opacità, che è il contrario della trasparenza, e l'opacità in politica si chiama autorità, cioè forma di potere che non rende, che pregiudizialmente, naturalmente, non vuole render conto di se stessa ai sudditi. Non vuole, perché i sudditi non hanno il diritto di chiedere all'autorità nulla. L'autorità a sua volta risponde a Dio, ma quello è un problema suo. I sudditi, che non sono cittadini, devono solo prendere atto che questo è l'ordine del mondo, questo. Più o meno garantito da una qualche o tradizione o rivelazione o quel che volete. Cioè, questo.
Se proprio, proprio si vuole introdurre un concetto non metafisico, che apparentemente non metafisico, si può dire natura, cioè gli uomini sono per natura diseguali e si assestano in modo gerarchico in una società che è così e deve rimanere così, o comunque contiene meccanismi di trasformazione, ma mai meccanismi di azzeramento. E non si può mettere in discussione il meccanismo. Ecco, invece la rivoluzione è mettere in discussione il meccanismo, dire beh, perché mai, a prescindere da chi ne fa parte, perché mai ci devono essere tre ordini invece che l'uguaglianza dei cittadini? Perché mai i primi due non pagano le tasse? Perché mai hanno dei codici penali diversi? Eccetera, eccetera. Perché mai? Cioè, è l'epoca in cui i dogmi finiscono. Hobbes non aveva questi problemi, diceva, vabbè, siamo atomisti, si parte tutti da questo grandioso azzeramento materialistico, è evidente che gli uomini sono uguali fra loro, sono aggregati di atomi più o meno simili fra di loro e più o meno aggressivi e più o meno irrazionali, la cui unica razionalità consiste nel capire che devono rimanere al mondo. E dunque, eccetera, eccetera. Allora, trasparenza. Per cui l'unico modo per pensare alla trasparenza è che la politica sia il prodotto di un'attività umana e solo di un'attività umana. Ecco. Quando Vico contrapponeva la propria idea del verum factum all'idea del cogito, faceva bene, però al tempo stesso già nel cogito c'è l'idea che il prodotto dell'attività razionale è la esteriorità, anche se Cartesio era estremamente prudente e mainstream, ma questi erano problemi suoi, ma nella sua testa c'era già l'idea che il mondo deve essere. Può essere fatto in forme, in figure razionali, non solo la geometria, ma proprio il mondo. E comunque, se anche lui non si interessa del mondo politico, non ci vuole molto perché a partire da quell'idea si dica: bene, allora estendiamo il concetto della produttività della ragione non soltanto alla ontologia soggettiva, ma lo estendiamo a tutta la politica. La politica deve essere perfettamente trasparente, che può avvenire soltanto se è perfettamente razionale. Ed è perfettamente razionale quando è costruita dalla libera, razionale volontà di tutti. Il contratto. Poi si può anche fare a meno del contratto, ma non si può. La nostra Costituzione non c'era l'idea di contratto, che è fin troppo facile da criticare. Ma certamente ha l'idea che la politica è completamente trasparente, cioè non c'è da nessuna parte il segreto, meno che mai c'è l'autorità. C'è un inizio non razionale, sì, certo che c'è. È quello che nella teoria si chiama il potere costituente, cioè l'atto della rivoluzione. Quel momento in cui si fa tabula rasa, in quel momento non si è razionali, in quel momento ci si limita ad agire, ma un secondo dopo si costruisce razionalmente un ordine. Nella nostra Costituzione questo momento è appena visibile, ma insomma è nella disposizione transitoria e finale in cui si introduce una strana opacità in un discorso di trasparenza, no? Cioè libertà di associazione politica, con un'eccezione. Perché quell'eccezione? Perché quella è l'origine oscura, dove oscura non vuol dire misteriosa, però vuol dire non razionale, perché infatti era conflittuale. Però una Costituzione liberal-democratica come la nostra non può fare a meno di ciò, ma certamente lo stempera il più possibile. Ecco, diciamo così, il principio originario di esclusione lo stempera il più possibile, e poi lo fa passare comunque sia attraverso la procedura giudiziaria. Senza trasparenza non c'è democrazia. Questo sotto il profilo
teorico. Sotto il profilo pratico, da che cosa viene fuori? Lasciamo stare cosa viene fuori da Hobbes. Da Hobbes viene fuori Kant. Ecco, ma sotto il profilo, cosa viene fuori dalla rivoluzione francese? Attraverso un Detour che è Napoleone e un altro Detour che è la Restaurazione, viene fuori lo Stato nazionale borghese monoclasse ottocentesco, che non è democratico. Per cui lì c'è una fase in cui parliamo sempre dell'Europa, perché negli Stati Uniti c'è un'altra vicenda che nasce dal fatto che non hanno da fare alcuna rivoluzione, devono fare solo una guerra di liberazione, che è tutta un'altra roba, si fa molto prima. Non devono azzerare, anzi la fanno proprio per dire: noi ci vogliamo tenere le libertà dei sudditi britannici, visto che il re d'Inghilterra non ce le dà, queste libertà ce le pigliamo lo stesso, non ci inventiamo niente. Ecco. Invece in Europa prima si è dovuto smantellare 1500 anni di auctoritas, 1700 anni di auctoritas, perché l'auctoritas poi nasce con Augusto, poi si sposa con la Chiesa Cattolica, con Costantino, ma insomma è un concetto addirittura pre-cristiano. Ma vabbè, che cosa nasce? Nasce un ordine politico che non è democratico. Non è l'ordine d'ancien regime, ma non è democratico, non è liberale. Statuto Albertino. Statuto Albertino, Costituzione octroyée, diritti, senza esagerare, ma non c'è c'è il minimo sindacale, cioè c'è l'idea che un potente ceto sociale si associa ai ceti tradizionali, alla monarchia e alla nobiltà, nella gestione della cosa pubblica. Per associarsi dice: bene, adesso noi affianchiamo al momento monarchico, affianchiamo il Parlamento, la rappresentanza, senza nemmeno ipotizzare che il governo che nasce dal re debba avere la fiducia della rappresentanza, cioè del Parlamento. Infatti nello statuto non c'è, anche se nella prassi fin dai tempi del Regno di Piemonte c'era la ricerca da parte del governo della fiducia del Parlamento. Per cui a quel punto il tema democratico era un tema conflittuale. Tema democratico voleva dire Mazzini contro chi? Contro Cavour. Cioè non era Mazzini contro Hitler, era Mazzini contro Cavour. Cioè un liberale anche abbastanza progressista, perché Cavour era progressista in confronto di Solaro della Margherita, aveva fatto il connubio in Piemonte, non aveva fatto il connubio con la sinistra di Rattazzi. Beh, però Cavour non è Mazzini, Mazzini non è Cavour. Ecco. E naturalmente vince Cavour nel breve periodo, perché si affermi la democrazia non ci vogliono, non sono sufficienti gli ideologi borghesi che capiscono che alla democrazia ci si arriva necessariamente una volta che si è cominciato quel modo di far politica che è il modo liberale. Si può porre una serie di freni, che so, il voto censitario, però è chiaro che si fa molta fatica a giustificarlo, se non con argomenti prudenziali che possono essere travolti da un momento all'altro. In ogni caso, perché c'è la democrazia, c'è qualcuno che la voglia, non soltanto nei ceti di governo, ma anche nelle masse. Allora, le masse, i braccianti malati di pellagra che stavano da queste parti, non gliene importava assolutamente niente della democrazia, non sapevano neanche cosa fosse. Perché ci sia democrazia ci vogliono i socialisti. Cioè ci vuole una organizzazione intellettuale e politica che sia in grado di dare forza d'urto a chi mica i braccianti. No, ci vuole un po' di industrializzazione. È lì che comincia a esserci davvero la questione democratica. Cioè, quando i contadini, o peggio i braccianti, in un qualche modo vengono portati
ad autocoscienza molto, molto malamente, molto brutalmente, cioè vengono portati nelle fabbriche e lì arriva un po' di organizzazione socialista a cui si affianca, che so io, anche un'organizzazione repubblicana, democratica in questo senso, no? Poi certo ci sono anche le organizzazioni nelle campagne, ma insomma in ogni caso la questione socialista, cioè la questione democratica, nasce in presenza di masse che vogliono contare qualche cosa. E per voler contare qualche cosa bisogna essere qualche cosa e vederselo negato questo essere, allora lo si pretende. Ecco, lo Stato borghese nazionale, ottocentesco, liberale, monoclasse, si apre alla democrazia. Alcune frange di questi stati si aprono alla democrazia, cioè sono frange di forze politiche riformiste, Giolitti. Poi altre no, altre sono assolutamente reazionarie, cioè dicono non li vogliamo, questi sono contro Dio, contro la famiglia, contro la proprietà, e li pigliamo a cannonate. I reazionari più intelligenti invece fanno l'operazione che di fatto riesce, cioè, ah sì, questi vogliono la democrazia, magari vogliono pure la democrazia sociale, socialista, di classe, cioè giocano il popolo contro i borghesi e adesso noi invece ci inventiamo la nazione, la grande invenzione, il grande principio che viene opposto alla democrazia, alla richiesta di democrazia, è il principio della nazione, furiosamente spinto dai ceti politici liberali nella seconda metà dell'Ottocento, compreso l'Italia, ciascuno ha alle spalle che si ritrova, ma insomma furiosamente, per cui alla fine, semplificando, c'è un conflitto fra la classe e la nazione. E vince la nazione, tranquilla, a parte in Russia dove vince la classe, ma la Russia non aveva, vince la classe non contro uno Stato liberale ottocentesco, no, contro una cosa arcaica, ecco, ma altrove vince la nazione. Cioè, tutti gli Stati europei sono furiosamente nazionalisti ed è il nazionalismo quello che innesca una serie di comportamenti non virtuosi, sconsiderati, che alla fine perdono, alla fine escono dal controllo politico di tutti e scappa fuori la Prima Guerra Mondiale. Cioè per una serie di spinte che insomma tutti credevano di poter tenere sotto controllo e che invece a un certo punto scappano fuori di controllo. E lì c'è il trionfo di questa trattazione delle masse in chiave non democratica, cioè lì c'è la grande nazionalizzazione delle masse, nel senso che vengono prese, gli danno in mano un fucile, li portano nelle trincee e dicono tiè, adesso stai qui, a milioni, e questo è il trionfo della capacità politica dello Stato moderno. Cioè, portare milioni di persone verso uno stile di combattimento di impensabile crudeltà, per cui si trattava di sfondare le linee di mitragliatrici, non coi carri armati, da soli, andando avanti, per cui insomma, ci voleva davvero una capacità di comando spaventosa. Lo Stato ce la fa e poi alla fine della guerra questi però presentano il conto e le forme politiche che erano entrate in guerra come forme politiche borghesi monoclasse nel dopoguerra cambiano molto, a parte la Russia che diventa la democrazia socialista, in altri luoghi le masse entrano nella politica attraverso una via che non è la via liberale democratica, ovviamente. Pensiamo al nostro paese.
le masse entrano nella politica, ovviamente sempre guidate da un'elite, e nel caso delle forme politiche d'estrema destra, di un'elite che in un qualche modo stringe un qualche tipo di patto più o meno esplicito con i vecchi poteri. Però attenzione, i vecchi poteri conservano posizioni di potere, certo, però sono costretti, forse non gli costa neanche tanto, insomma, sono costretti a lasciare il potere di comando politico diretto. Cioè, detto in un altro modo, i borghesi si comprano la propria proprietà in cambio della propria libertà, sempre pensando tanto, e questo è stato l'errore fondamentale, tanto questo lo controlliamo poi noi, senza cioè mettere in conto la capacità di un dinamismo autonomo che stava dentro le dittature di destra. Perfino in Italia, dove c'era una importante convivenza fra il nuovo potere e il vecchio potere, il nuovo potere ha avuto una capacità di dinamismo autonomo fino a quando non ha portato l'Italia al disastro, e allora si sono svegliati il re e la chiesa e hanno detto beh, adesso basta perché non ce la facciamo. In Germania questo non è mai successo, sono affondati tutti insieme sulla base del principio: gli diamo il cancellierato a questo qui, ma tanto lo teniamo sotto controllo noi. Figurarsi tenere sotto controllo Hitler. Cioè, si è avvitato un sistema di dinamismo autonomo per cui cioè, tutti erano contenti, l'esercito contento come no, i grandi capitalisti dell'acciaio contenti come no, e poi alla fine erano tutti un po' meno contenti, però non c'era niente da fare. Però le masse sono entrate così. Allora, io dico questo, se noi prendiamo la carta geografica d'Europa nel 1939, prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la guardiamo, di democrazie c'è la Francia, minacciata dall'interno da una destra potentissima, perché se c'è un paese di destra in Europa è la Francia, anche oggi. Ovviamente hanno fatto la grande rivoluzione, hanno anche la grande controrivoluzione, ecco, e lì hanno anche i grandi intellettuali di destra. La Svizzera, mettetela come vi pare, ma insomma è un'oligarchia più che una democrazia. La Svezia era un'oligarchia reazionaria filotedesca. Il resto erano paesi debolissimi che sono crollati in un soffio sotto la spinta tedesca, la Cecoslovacchia. Forse ci possiamo mettere l'Olanda, ma insomma stiamo parlando di realtà con tutto il rispetto, minori. Ecco. Anche i paesi attaccati, che poi sarebbero stati attaccati, invasi dalle potenze di destra dell'asse, erano paesi fascistoidi. Cioè, la Polonia non era una grande democrazia, era un paese fascistoide. La Grecia era un paese fascistoide. E via, cioè la democrazia, come la intendiamo noi, era scomparsa sostanzialmente dalla carta geopolitica d'Europa. Non c'era. Se non sbarcavano gli americani, l'Europa se la giocavano i nazisti e i comunisti. Fine della democrazia in Europa.